1949 l'ingegnere aeronautico della US Air Force, Edward E. Murphy, testando razzi su rotaia, formulò la sua famosa legge: se qualcosa può andare male, lo farà. E fu sotto questo fulgido auspicio che in Italia ebbe inizio uno dei più straordinari fenomeni televisivi di tutti i tempi. La trasmissione per bambini, contenitore di cartoni animati, diretta da Umani e Pupazzi Insieme. La società televisiva, che per prima si cimentò in questa avventura, aveva da quasi due decenni in progetto un prodotto che si discostasse dal classicissimo Sesame Street. I pupazzi dei Muppet soffrivano di radicato divismo, pretendendo compensi esosi. Gli inizialmente contattati neozelandesi Feebles si erano invece sterminati come Lemmings prima del primo Chuck. Ma soprattutto il potente sindacato dei pupazzi televisivi, proprio in quell'epoca, si stava rivelando una vera associazione a delinquere di stampo mafioso. Verità che sarebbe esplosa alle luci delle cronache durante la sanguinosa guerra dei bottoni, alla quale è stata dedicata la Fiction Rai, la Piovra 15. Con tanto di resurrezione del commissario Cattani. Ecco quindi che Alessandra Valeri Manera, nei laboratori segreti sotterranei della Fininvest, creò 5 pupazzi in provetta, dopo un'accurata selezione genetica. Tutti e 5 dotati dei cromosomi di Mike Buongiorno, l'Orso Yogi e di Francis, il mulo parlante. 3 di loro sarebbero assurti in breve alla gloria imperitura dell'entusiasmo popolare, 5, 1 e 4. Ambrogio non conta. Ma chi erano gli altri 2? Quali verità si celavano dietro a questi pupazzi? Sappiamo, dopo una lunga ricerca negli archivi segreti della Fininvest, che erano 2 gemelli. Di uno, Tri, è stata cancellata ogni traccia. Abbiamo scoperto che un incidente occorso nel laboratorio lo aveva trasformato in un mostro psicotico e pericolosissimo. Ma forse egli stesso aveva provocato l'incidente. Dopo una lunga caccia, venne scovato dall'esercito privato della Fininvest a gestire un bordello sul Mar Morto. Fu quindi catturato, gelato in una bara di bachelite e sparato nello spazio a vagare per l'eternità, a consumarsi nella sua stessa nequizia. L'altro, invece, Tu, era l'artista, destinato ad essere la vera star della Nidiata, poiché eccelleva per qualità morali, intellettive, sensibilità, carisma e senso dello spettacolo. Ancora studente, già militava negli ambienti intellettuali ed artistici più esclusivi. La sua grande sensibilità fece sì che abbracciasse le correnti rivoluzionarie del mondo di quegli anni. Pare infatti che abbia scoperto la pubertà a Woodstock nel 69, per poi trasferirsi prima in una comunità hippie e poi in una riserva a Navajo, dove insegna i calci rotanti ad un giovane in erbe Chuck Norris. Si trasferisce poi a New York, dove diventa celebre per i cocktail da lui stesso inventati, quale barista e animatore dello Studio 54. Compie poi un viaggio di studio in Giappone, dove apprende la tecnica di forgiatura della katana da Hattori Rialzo e lavora nei setai di Godzilla. Ma arriviamo al 1980. Tsu viene richiamato in Fininvest per un programma radiofonico da lui scritto ed interpretato sul fenomeno dei paninari, dove dà le prime dritte a Claudio Cecchetto. Viene quindi preferito dalla Valeri Manera ai fratelli per la diretta del primo episodio di Bim Bum Bam, con pubblico di bambini in sala e presenza di tutti i colletti bianchi della società. Lo stesso presidente e personalità politiche di tutti gli schieramenti, nonché rappresentanti autorevoli di ogni confessione religiosa. E qui accade l'irreparabile. Esasperato dalle battute della sua controparte umana, offensive di 10.000 anni di civiltà, si rende protagonista della prima bestemmia televisiva da parte di un pupazzo. Nel panico che segue all'esternazione, gli studi prendono fuoco e si lamentano vittime e feriti. Chu viene così processato per direttissima, quindi scomunicato con bolla papale e interdetto a vita da qualsiasi partecipazione televisiva. Subentrano i fratelli, per i quali inizia la scalata verso un successo eclatante, mentre inizia il momento più difficile nella vita di Chu. Inizia a fumare spinelli, ma essendo infiammabile prende fuoco e passa 6 mesi all'ospedale, dove gli viene impiantata la moquette dell'Overlook Hotel, stanza 246. La riabilitazione che segue consisterà poi nel fungere come scaldapiedi di Cyndi Lauper, convinto dalla sua voce che il suo successo sarà più duraturo di quello di Madonna. Rientra dalla porta di servizio nel mondo dello spettacolo interpretando piccoli camei in film più o meno noti. Inizia poi a girare il mondo senza un soldo in tasca, predicando il culto di Scientology, camuffandosi a volte da nano da giardino, altre da coda di scoiattolo fissato all'antenna di una camera Eldorado del 73 decappottabile. Scompare per quasi un decennio, fino a che nel 2001, fingendosi levriero afghano, in quella che a tutt'oggi rimane la più geniale delle sue imitazioni, diventa il cane di compagnia preferito di Rupert Murdoch, ed in breve amministratore delegato di Sky per la divisione pubblicità subliminare diretta all'infanzia. La rinascita professionale è cominciata, ma il suo cuore continua a battere per un ruolo da protagonista in televisione. Ma chi è Chu nella vita privata? Quali sono i suoi affetti? Quali gli amori della sua vita? È ormai storia il processo per riconoscimento di paternità per un figlio avuto da Glenn Close, risoltosi con un accordo segreto da innumerevoli milioni di dollari.
Poco altro si sa sulla sua vita privata, tranne qualche informazione sparsa. Adora i bambini, le crepe all'asfalto, i frizzi pazzi, Love Boat e Reptile, il film di Franco e Ciccio, la serie di Bonanza e Hazard. Ma solo le puntate con Bo e Luke, quelli veri. Ad una biografia non autorizzata di Chu si è ispirato David Cronenberg per il personaggio protagonista del suo Inseparabili, interpretato da Jeremy Irons. Ma per concludere, i suoi fratelli, che fine hanno fatto? Finita l'era di Bim Bum Bam e Ciao Ciao, sono scomparsi completamente dalle cronache, fino al loro clamoroso rapimento, avvenuto pochi anni fa, sul quale, a tutt'oggi, alleggia un inquietante alone di mistero. Si tratta di un vero rapimento? O piuttosto di una clamorosa montatura degli stessi per fuggire in qualche paradiso tropicale e sottrarsi all'indagine per evasione fiscale che li vede coinvolti assieme a Bono degli U2?